Ripeto, una conferenza aperta anche ai cittadini, perché vogliamo comunicare qualcosa di importante, vogliamo che i cittadini conoscano il nuovo progetto che abbiamo ideato per la raccolta dei rifiuti solidali. Lo abbiamo fatto con il dottor Costarelli, che è un funzionario del CUNAI, e abbiamo chiesto il suo ausilio, non solo perché di merito, quindi ce l'ha dato ben volentieri, ma anche perché fa parte del CUNAI, perché quello su cui stiamo puntando per questo nuovo periodo di affidamento del servizio è proprio sulla raccolta differenziata, ed è quella di abbattere nell'immediatezza i rifiuti che vanno in discarica, e quindi in primi sei mesi cercare di raggiungere una certa percentuale di differenziata. Questo non solo per i costi notevoli che oramai la discarica ci fa pagare, ma anche perché, ed è bene che si sappia, oramai la tassa sui rifiuti viene chiamata TARI, e per legge la copertura della spesa va tutta a carico dei cittadini, per cui abbiamo cercato, intanto è stato ridotto il precedente importo, il canone del precedente contratto, e mano a mano avremo anche una minore spesa di discarica se tutti i cittadini seguono, faremo una carta di servizi proprio per fare la differenziata e quindi portare al riciclaggio dei rifiuti che di fatto devono essere trattati oramai come una risorsa, non come qualcosa da scaricare e basta. Io ho un uomo altro da dire, e sono anche io accingo a sentire la relazione tecnica che farà l'ingegnere dottore Costarelli, che è stato l'artefice, cioè, diciamo, di questo progetto. Grazie. Buongiorno, prima di entrare nel merito di quello che è il progetto che noi abbiamo redatto sulle indicazioni che ci sono state date dall'amministrazione, approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato insieme a CUNAI e a me per la redazione di questo progetto e per tutte le informazioni che ci sono state fornite dall'ufficio tecnico nella persona dell'architetto. Prima di entrare nel merito del progetto che abbiamo pensato, proposto e condiviso, volevo approfittare della stampa per dire in tre slide chi è CUNAI e che cosa fa. CUNAI è un consorzio nato nel 97 con il decreto Ronchi, è privato senza fini di lucro, quindi sia nel decreto Ronchi che nel 152 il testo unico ambientale. È un consorzio costituito da più di 1 milione di imprese, produttrici e utilizzatrici, è uno dei consorzi più grossi d'Europa che garantisce che tutto quello che viene raccolto in maniera differenziata dai comuni, nell'ambito dell'accordo quadro ACI-CUNAI, venga effettivamente avviato al riciclo e al recupero. Questo perché l'Italia ha recepito già dal 97 una direttiva, la direttiva 94 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha imposto ai produttori e agli utilizzatori per il tramite di CUNAI di recuperare il 60% degli imballaggi messi a consumo. Come? Attraverso l'accordo con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. CUNAI coordina l'attività di 6 consorzi di filiera, acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro, che sono i 6 consorzi che stipulano direttamente le convenzioni con i singoli comuni d'Italia. Alcuni consorzi coprono più del 90% dei comuni italiani in termini di convenzione, e garantisce che questo venga poi effettivamente avviato al riciclo, riconoscendo dei corrispettivi, perché il sistema si finanzia attraverso, come vedete in questo schema di flusso, le linee tratteggiate sono tutta la parte di gestione del contributo ambientale, da quando lo incassa a quando finisce nelle casse dei comuni o dei soggetti delegati, che possono essere direttamente i gestori del servizio di raccolta differenziata. I comuni hanno la possibilità
o di fare direttamente le convenzioni o di cedere le deleghe e quindi ricevere i corrispettivi al proprio soggetto gestore. CONAI, ritirando i materiali, garantisce che questo venga poi effettivamente avviato al riciclo e al recupero. Faccio un quadro di quella che è la situazione per inquadrare anche da dove partiamo. Noi non misuriamo le performance dei comuni su quanto effettivamente raccolgono, ma siccome noi siamo il CONAI e il consorzio che rappresenta i 6 consorzi in filiera che garantiscono la via di ciclo, noi misuriamo le performance dei comuni su quello che effettivamente viene avviato il ciclo, perché allora le direttive europee e quelle italiane impongono obiettivi di ciclo, mentre la legge nazionale impone ai comuni gli obiettivi di raccolta differenziata, che sono due cose diverse. Per fortuna la normativa è cambiata, gli obiettivi del 2020 sono anche per i comuni di quanto effettivamente hanno avviato il riciclo, quindi non ci sarà più l'esasperazione o la gara tra chi io faccio il 50, io faccio il 60, io faccio il 70% di raccolta differenziata e sono più bravo. Non è detto che chi fa il 60 possa raggiungere gli obiettivi minimi del 50% di avvio riciclo, se quel materiale che i cittadini hanno conferito ha dei livelli di impurità, frazioni estranee o di materiale che in quel sacchetto non doveva essere conferito troppo elevato. Quindi sui rifiuti di imballaggio, che sono 6 materiali di cui parlavo prima, l'Italia ha delle performance sui 65 kg abitanti pro capite ogni anno. Un nord che ha approcciato alla gestione dei rifiuti in maniera industriale e quindi ha anche queste performance, perché è anche questo che ha fatto la differenza oltre a tutta una serie di problematiche tra il nord, il centro e il sud. Parlare a livello industriale parla di aziende che investono nel settore del riciclo di materia, quindi utilizzando tutti i prodotti che vengono raccolti in modo differenziato per crearne degli altri. Un nord quindi che ha delle performance superiori a 83 kg, un centro che ha una media di 59 kg di rifiuti di imballaggio pro capite raccolti ogni anno, un sud che ha 44 kg, la Calabria ne ha appena 26, circa 26, più o meno 26 kg abitanti. Questa è quella che è la situazione in Italia sulla gestione dei rifiuti di imballaggio avviati a riciclo e a recupero. Vedete che nella nostra area, la macro area sud, nelle 5 regioni dalla Campania in giù, compresa la Sicilia, molto spesso si parla delle emergenze dei rifiuti in Campania, ma la Campania, secondo gli ultimi dati ISPRA, che è un'agenzia del Ministero dell'Ambiente, ha certificato i dati regionali della regione Campania superiore al 45%. Superiore alla regione toscana di 2 punti percentuali. E anche così di riflesso sui rifiuti di imballaggio. In Campania se ne raccolgono 57 kg, Puglia 44, in Calabria 26, per ultimi solo alla Sicilia. Andando proprio nel merito del progetto, io ho preparato diciamo una serie di slide, alcune informazioni di dettaglio. Qualora me lo chiediate, io non sono in grado di potervi dare delle informazioni perché fanno parte di un capitolato speciale. Tutte le informazioni che noi abbiamo messo qui, perché ci sarà una gara e non possono essere anticipati delle informazioni di dettaglio, ma tutto, diciamo, le slide che ho preparato, ci sono tutte le informazioni su quello che sarà il nuovo servizio. Siamo partiti da che cosa? Dall'analisi del territorio per capire la viabilità, per capire la dislocazione sul territorio delle varie abitazioni, per capire l'incidenza per civico di quanti nuclei familiari. Abbiamo fatto una differenziazione di centro storico, centro urbano, periferia, zona residenziale e la zona turistica, quindi tenendo in considerazione anche quelle che sono la popolazione fluttuante, soprattutto nel periodo estivo, le seconde case, per fare un esempio, perché comunque anche se non sono residenti per 9-10 mesi all'anno, sono utenze che producono rifiuti nel momento in cui queste abitazioni vengono abitate. Quindi siamo partiti da una popolazione residente di 11.000 abitanti, poco più di 11.000, abbiamo messo anche per darvi contezza della puntualità dell'analisi del territorio che abbiamo fatto, anche questa è la parte bassa del paese vecchio, quindi tutta la zona con delle caratteristiche molto particolari. Anche lì abbiamo fatto tutta una serie di suddivisioni tra case mono, bifamiliari o che in qualche modo diciamo avessero delle particolarità. Questa è la zona di via nazionale.
e questa è la zona del lungomare. Fatto ciò, sulla base della produzione dei rifiuti che produce, suddividendola per le varie frazioni merceologiche, abbiamo fissato degli obiettivi, quelli minimi dovevano essere obbligatoriamente previsti, quelli previsti dalla normativa. Quindi si è andato sul circa 70% di, come obiettivo di raccolta differenziata, suddiviso per le varie frazioni e poi la composizione merceologica dei rifiuti prodotti in questo comune. Vabbè, qui vengono riportate le macro frazioni, perché poi io qui parlo in maniera molto più puntuale di quello che sarà il servizio di raccolta differenziata. Il piano e tutti gli atti di gara prevederanno un servizio logicamente anche per altre tipologie di rifiuti che non sono oggetto di raccolta differenziata, che non vanno al riciclo o recupero, comunque faranno parte di un servizio. Farò qualche accenno anche allo spazzamento, ma non a tutta una serie di servizi accessori che saranno messi nel capitolato e negli atti di gara. Cosa succederà? Succederà che dal momento in cui verrà fatto il bando, insomma poi ci sarà una tempistica che è dettata dal codice degli appalti, chi si inserirà in questo territorio, questo è il modello proposto. Daremo alle famiglie, se è previsto che venga dato alle famiglie, un secchietto con chiusura antirandagismo da 25 litri per il conferimento della frazione organica. Un secchietto da 35 o 40 litri abbiamo dato, lasciato le opzioni in maniera tale che chi propone può proporre delle alternative. 35-40 litri impilabile sono uno che si può mettere sopra l'altro per quei pochi condomini che non hanno spazio, quelle poche abitazioni che non hanno spazio. Per il conferimento della frazione residua, cioè tutto quello che rimane al netto delle frazioni che io riesco a differenziare. Un secchiello da 35-40 litri per il conferimento del vetro, un secchiello da 35-40 litri per il conferimento della carta e del cartone. Mentre per quanto riguarda la plastica e i metalli, plastiche, acciaio e alluminio, verrà dato all'utenza un sacco da 80 a 100 litri. Questo sistema e questo modello di raccolta è quello che dà anche in termini qualitativi, non solo in termini quantitativi, le performance migliori dal punto di vista del riciclo, perché alcuni materiali devono essere raccolti e non compattati per evitare che si... soprattutto il vetro, che si crei troppa frazione fine nell'ottavi di vetro, mentre altri materiali come il multimateriale leggero, plastica, acciaio e alluminio sono tre materiali che possono andare in un unico sacco perché possono essere compattati. Gli impianti presenti in questa regione hanno le tecnologie per separare questi tre materiali e poi è il sistema e il modello più diffuso in Italia. Mentre alle utenze non domestiche, sono circa 870 sul territorio comunale, considerando anche gli stabilimenti balneari nel periodo estivo, in alternativa rispetto all'utenza domestica, proprio perché sono maggiori produttori di rifiuti, avranno dei bidoni carrellati da 240 litri per le varie frazioni, quindi da 360 litri, insomma sono dei carrellati più o meno quelli che ci sono oggi, bianchi, gialli e blu in alcune zone di questo territorio. La novità dove sta? Che non ci sarà più nessun cassonetto per strada, non ci sarà più la campana del vetro, non ci sarà più un sistema misto da una parte porta a porta o da una parte raccolta stradale, quindi verranno eliminati tutte le attrezzature stradali. Abbiamo anche indicato le frequenze di raccolto per il calendario, vedete che c'è una distinzione tra utenze domestiche e utenze commerciali, questo generalmente si fa in tutti i comuni d'Italia, proprio perché la produzione dei rifiuti rispetto alle famiglie, dalle utenze commerciali è leggermente superiore, pensate a bar, ristoranti, quindi a tutto quello che è attività food rispetto all'utenza domestica, quindi c'è una calendarizzazione dei servizi completamente diversa rispetto a oggi o in quelle realtà dove non si fa la raccolta differenziata, che uno ogni giorno può buttare il suo sacchetto in maniera incontrollata nel cassonetto, che nella stragrande maggioranza dei casi è aperto. Torno un attimo indietro a questa slide per dirvi che abbiamo anche previsto un sistema di tracciabilità dei rifiuti,
non solo per l'utente che conferirà, e quindi andare a individuare il singolo utente per dare l'incentivo o la penalità. Incentivo se fa bene la raccolta differenziata, perché significa che sottrae materiale alla discarica, lo reinserisce in un ciclo produttivo cedendolo al CONAI che paga i materiali e li ricicla, ma soprattutto perché non sostiene costi molto elevati per l'amministrazione, quindi la collettività, per smaltire i rifiuti di discarica. C'è una delibera di giunta regionale che ha rideterminato le tariffe in Calabria secondo una tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato costerà 175 euro alla tonnellata, che sono parecchi soldi, posso garantire. Non solo per l'utenza, ma anche per l'amministrazione comunale. Questo è uno strumento che darà la possibilità all'amministrazione comunale di monitorare tutti i circuiti degli automezzi. Quindi se l'amministrazione comunale tramite un accesso via web è in grado online, live, di vedere il percorso dell'automezzo, se sta facendo la raccolta e i tempi anche di sosta. Questo lo può fare da un computer, non necessariamente deve seguire gli automezzi per capire se fa la raccolta, come la fa. Per quanto riguarda le attività di spazzamento è stato fatto una suddivisione tra le varie zone del centro, centro urbano, periferia, centro storico, indicando delle frequenze, cioè ogni qualvolta deve essere spazzato in maniera manuale o in maniera meccanica quella strada. Quindi abbiamo, per farvi capire la precisione della progettazione, che poi rimane comunque sempre una progettazione, possono essere fatte delle migliorie. Siamo andati anche a calcolare i chilometri delle strade del comune e la produttività della squadra. Da lì determini il costo delle persone e il costo di gestione degli automezzi, e quindi poi hai un macro dato che puoi mettere a servizio. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da quelli che erano i costi, io li chiamerei tra virgolette, non dico indivisibili, però quelli che di default comunque ci devono stare, perché l'articolo 202 del 152 obbliga nel passaggio di cantiere a tenere le persone assunte a libro matricola nel passaggio di cantiere dal vecchio al nuovo gestore. L'amministrazione comunale di merito, secondo il contratto Fisi a suo ambiente, per queste 18 unità sul cantiere di merito ha un costo di 790.000 euro solo di stipendi, e questo è quello il contratto nazionale di settore. Siamo andati anche a determinare non solo il costo unitario ma anche l'ammortamento. Qualcuno di voi potrà pensare mi conviene essere un secondo livello, mi conviene essere un terzo livello, comunque questi sono i costi del contratto di settore. Siamo andati anche a determinare, in base alle varie tipologie di raccolta, ai circuiti, quali automezzi servono per fare la raccolta, sia le centraline, lo dico per i tecnici presenti, sia i mezzi satellite che poi devono effettuare i trasporti agli impianti. Nel costo, oltre all'ammortamento, siamo andati a determinare il costo industriale, quindi tutto quello che è per la durata dell'appalto, il costo di manutenzione e gestione di quell'automezzo. Abbiamo anche su ricerche di mercato fatte sul territorio da alcuni fornitori inseriti i costi unitari di tutte le attrezzature che servono da distribuire, lo vedete nella slide nella leggenda a destra, nella tabella a destra, di tutte le attrezzature che dovranno essere cedute in qualche modo a tutte le utenze. Vedete che sui servizi che io non citavo prima ci sono anche degli eco box che possono essere per la carta per gli uffici, ci sono i contenitori per file e farmaci, comunque ci sono gli eco box anche per togliere cartucce da distribuire a uffici o comunque a chi ne fa richiesta. Questi sono i costi di sicurezza, sono poco più di 10.000 euro che fanno parte del costo, ma che non sono soggetti a ribasso, sono dei costi che comunque si dovranno sostenere. E siamo andati anche a stimare quali sono i corrispettivi, fissate gli obiettivi, e quindi in termini percentuali sulla produzione dei rifiuti siamo andati a fissare a tirar fuori quelli che erano gli obiettivi per i singoli materiali in quantità, quindi in tonnellate o se volete anche in chili.
considerando uno scarto minimo, perché è evidente che ci sarà comunque uno scarto minimo in piattaforma, quale potenzialmente poteva essere il ricavo dell'amministrazione comunale in base all'accordo quadro ACI con AI, è quello a cui facevo riferimento io, che sono più o meno 148.000 euro. Ma su quei 148.000 euro noi, proprio per essere cauti, abbiamo considerato il 50% di quei valori. Noi abbiamo fatto un'ipotesi sul massimo, ma per essere realistici non abbiamo messo il 100% dei corrispettivi previsti agli allegati tecnici dell'accordo quadro ANCI con la vigente, ma abbiamo messo il 50% del valore massimo. Ne viene fuori che il canone a base d'asta per tutti i servizi che sono raccolta differenziata, servizio di spazzamento, servizi accessori e tutto quello che ne consegue nel periodo estivo, che c'è un carico di lavoro completamente diverso dagli altri 9 o 10 mesi dell'anno, il totale a base d'asta è di 1.430.000 euro. Mi sembra che io avrei finito. Se non ci sono insomma altri interventi, non so se il dottor Giannelli o qualcun altro vuole aggiungere qualcosa. Io non sono entrato, poi non mi sono dilungato di più, però insomma, se qualcuno vuole fare qualche approfondire e fare qualche domanda, insomma, io sono qua. Beh, noi sostanzialmente, al di là di quello che diciamo, ho raccontato, abbiamo cercato, non ci siamo inventati nulla, noi non abbiamo fatto altro che portare esperienze già consolidate in altre realtà, piccole o grandi che ci siano, in Italia, ma anche al sud, perché queste sono realtà dove ci sono realtà che hanno questi obiettivi, ma ci sono anche in Calabria, posso citare Cosenza, che è un comune molto più grande di Veneto, che ha un sistema simile nel senso totalmente porta a porta, non ha nessuna attrezzatura stradale e ha delle ottime performance, quindi quello che si propone a questo territorio non è altro che un progetto, un servizio con una modalità già esistente in altri territori. La cosa che vi posso garantire è che è vero che ci saranno momenti in cui si passa dall'attuale gestione a un sistema così, non dico complesso, ma dove in qualche modo la vita di ognuno, la quotidianità, incide sulla quotidianità di ognuno di noi, perché magari invece che conferire, come dicevo prima, ogni giorno un sacchetto nel cassonetto dell'indifferenziato, chi in qualche modo faceva la raccolta differenziata, con questa nuova calendarizzazione si conferirà ogni giorno un rifiuto diverso. Cambierà totalmente per le famiglie, perché la frazione organica si conferirà 3 volte a settimana, la plastica e i metalli si conferiranno 1 volta a settimana, la carta e il cartone 1 volta a settimana, così come 1 volta a settimana anche la frazione residua. Quindi per non tenersi in casa il residuo indifferenziato è evidente che ognuno dovrà essere, sarà costretto a separare bene, ma sarà costretto non perché, al di là appunto di quelli che sono i benefici ambientali, qui si parla anche di benefici economici per l'amministrazione, ma per la collettività. Non voglio che passi inosservato quella cifra che io vi ho dato. In questa regione, con questa delibera di giunta, 175 euro alla tonnellata, guardate che sono veramente tanti soldi. Al nord la differenza rispetto a noi del sud sostanzialmente è stata anche questa, che costava talmente tanto smaltire il rifiuto in discarica, che alla fine ai comuni è convenuto fare raccolta differenziata. È vero che lì c'erano anche gli impianti, qui in Calabria non ci sono, soprattutto quelli della frazione organica, ma la legge impone quegli obiettivi. Poi è vero che ci sono delle difficoltà, ci deve essere qualcun altro che le deve risolvere, però non è che ci stiamo inventando la raccolta differenziata, è anche un obbligo di legge. Il costo dello smaltimento in discarica, noi paghiamo circa 700.000 euro all'anno solo per smaltire i rifiuti, evidentemente questo costo è distribuito alla città. Poi bisogna sottolineare che in questo nuovo contratto sono previsti penalità e premialità, e quindi chi fa meglio la raccolta differenziata.
finanziata avrà una potenza maggiore e la criminalità consisterà in una riduzione del costo di funzionamento della TARIS. Tutto questo, se ci sono domande. Io vorrei in questa sede, noi vorremmo che in questa sede venisse avanzato una commissione straordinaria. Dopo un anno e mezzo riesce a produrre, come dice Romagna, questa roba qui. Ok? Con le difficoltà e le ristrettezze economico-finanziarie che ha comune di Mento di Porto Salvo. Ecco perché i cittadini è importante che leggano queste cose, che eventualmente cominciano, perché tante volte noi li abbiamo ascoltati e ci venivano a dire: io la differenziata la faccio, ma non ho un vantaggio economico e non posso imputare a chi non la fa il fatto che quella persona non la faccia. Ecco, questo adesso c'è. La nostra richiesta, guardate, non è della commissione straordinaria, perché serve per ricordare i romagnoli, questa roba qua parte a gennaio, perché questi sono i tempi tecnici. Vuol dire che, fra l'altro, il dottor Costello non ha detto, noi abbiamo cercato anche di modulare il contratto in modo tale da non impegnare troppo la prossima amministrazione, che come ho detto nell'incontro in Villa, potrà anche eventualmente modificare quando sarà necessario, avendo vista però l'attuazione e, se ci consentite, assumendoci la responsabilità a 2 mesi dall'andata via della commissione di far partire un sistema di questo tipo, che è un'assunzione di responsabilità, lo dico davanti alle telecamere, non da poco, perché voi sapete, il dottore lo sa meglio di me, che la difficoltà sta nel far ripartire queste cose, soprattutto quando si fanno spazi dei gasoli. Quindi oggi vi chiederei di valutare, anche se mi consentite il coraggio di fare una cosa di questo tipo, dopo mesi di studio, prima per trovare i soldi, poi per trovare il partner tecnico che ci desse una mano a realizzare un progetto, con le risorse interne che il dottore ha riportato, il nostro ufficio, il dottor Magino e il dottor Matti, con tutte le difficoltà nel mettere su un progetto di questo tipo. Poi le legittime critiche, noi siamo qua, ci mettiamo la faccia, come vedete. Però sull'aspetto tecnico vi chiedo eventualmente di commentare e, se nel caso, di impugnare davanti al giudice amministrativo. Non è un problema che si sono apposta, quindi voglio dire, poi ci saranno entrati gli altri parlano. Però i cittadini ci hanno chiesto di beccare chi non faceva la raccolta differenziata, di premiare chi la faceva, di monitorare coloro i quali gestissero il servizio. Se mi consentite, per internalizzare il controllo della gestione e non lasciarlo a qualsiasi ditta venga da qualsiasi posto del mondo di gestire in autonomia, ma in partenariato, di tenere dei costi quanto più possibile bassi, perché quelli sono i costi che attualmente la tassa del comune consente di pagare, e ovviamente se andiamo a firmare un contratto di questo tipo, voi capite che ci impegniamo a onorarlo, a pagarlo con le difficoltà, o chi lo dovrà fare eccessivamente a pagarlo, con dei vincoli che sono quelli che abbiamo visto, più di 700.000 euro di spese di personale. Quindi io dico questo perché è un atto che non è consueto, cioè che avvenga alla fine di una gestione commissariale, è chiaramente un segnale per far sì che non si trovi più il nuovo sindaco, quindi la politica, quella che deve venire, a trovare quello che noi abbiamo trovato, perché quando noi siamo arrivati abbiamo trovato comuni di rifiuto per strada, comuni che non certo per la vita, ma perché c'era un sistema che oggi funziona in quel modo: se la discarica si blocca, i rifiuti stanno per strada. Quindi questo è il sistema che, se i cittadini in merito, nella misura massima possibile, noi speriamo, adotteranno, evidentemente quel problema noi non ce l'avremo più. Perché guardate, oltre all'aspetto economico che è importantissimo, c'è un aspetto di dignità, il quale aveva l'immondizia per terra senza colpa, perché la scarica era chiusa. Il non è che poteva fare diversamente. Ci sono delle esperienze che abbiamo visto qui in Calabria, non a nord, dove queste cose sono riuscite. Ora, la gente ci è venuta a chiedere, guardate, su 4 incontri delle persone che venivano in comune, 3 chiedevano una raccolta differente. Quando c'era l'immondizia per terra, le cataste di immondizia, non sapevamo come risolvere il problema. Ora, il nostro appello, anche alla stampa, questo sì, è a complicizzare questa cosa, in modo che da tutta Italia possano partecipare eventualmente quando questa cosa perché è già capitato in questo territorio che nessuno abbia partecipato a delegare. Che, siccome noi siamo dei viceprefetti, è un segnale molto significativo, quello che amministrativamente si chiama silenzio significativo.
Per cui, se di fronte a questa cosa nessuno partecipa, ne prenderemo atto, però significherà che non sarà possibile per il Comune di Merito partire con un sistema di questo tipo e continuare a pagare quello che il dottor Castrello diceva, cioè c'è 45 euro in conferma di discarica. Questo lo dico perché i cittadini poi vedranno queste cose sul sito del Comune in maniera assolutamente trasparente. Più di questo sul tecnico non possiamo scendere perché c'è una gara da fare, e quindi sull'aspetto più di questo tecnico non ce lo vedete perché ci mettete in difficoltà, quindi anche di no, perché altrimenti presupporremo oggi di vedere di impugnare quanto, quindi sarebbe pure registrato, immaginate. Però ecco, vi chiediamo noi abbiamo fatto solo il nostro lavoro, però di non mettere in nulla questa cosa, perché non è comune che in una fase, oggi siamo a ottobre, noi andiamo via a maggio, in genere le commissioni straordinarie si dice che in questo periodo gestiscono l'ordinaria amministrazione. Ok? Noi stiamo facendo lo straordinario, quindi e se ci va bene a gennaio saremo con il dottor Costarella a capire come quella notte, come ci raccontava l'assessore del comune, come quella notte di Roccella, come quella notte si controllava che non ci fossero più i guioni delle notizie. Ci staremo noi, ci ammettiamo la faccia, se ce lo consente.